Sono ancora sulla nave di Megan. È strano. Cos'è questo posto? Dove sono? Sento qualcosa che si avvicina, che osserva. Imperatrice Emily Colgan. Sono un amico di tuo padre sin dai vecchi tempi. Non pensavo ci saremmo incontrati. Ho visto tua madre morire, uccisa dai meschini che volevano il tuo impero. Soccorsa da un assassino con una maschera. Pensavo di averle viste tutte. Ma Delilah e il Duca sono una seccatura imprevista. Quanti dei tuoi sudditi sei pronta a uccidere? E cosa sei pronta a diventare? 15 anni fa ho fatto a Corvo la stessa domanda. E in quel momento lui è cambiato. Ora è il tuo turno, Emily. Brucia dall'interno. Mi sento come se fossi sull'orlo di qualcosa. Tutte quelle storie erano vere. Incredibile. Ecco come salverò mio padre e mi riprenderò il trono. Che cos'è? Sembra così familiare. Io ti conosco. Te lo ricordi? È passato molto tempo e hai sofferto così tanto. Sono solo l'eco di me stessa. Ma è bello sapere che ci sei. Madre. Sei qui, ma non sei qui. Sei nelle mie mani, ma sei altrove. È quel che resta della mia essenza. Con te ancora per un po'. Se solo potessi oltrepassare questo grande e infinito vuoto e stringerti forte a me. Ma ho solo questo da offrirti. Un dono e una maledizione. Evocami tra le tue mani e ti guiderò quando potrò.
accendimi in un cielo. Non dovremmo essere qui. Nessuno dovrebbe. Poche persone hanno visto questo luogo. Tre di loro erano imperatrici. C'è uno strano potere in questo luogo. Chi è davvero Delilah? Come ha potuto? Non capisco. Non camminerò più alla luce del sole. Ora lo so. Colui che mi ha ucciso è ancora nel mondo, ma si è ritirato. Tempo fa era una ragazza, poi una giovane donna innamorata, poi un'imperatrice. Ora cosa sono? Ricordo l'ultima volta che ti ho visto, dietro la torre. Nella tua testa sono vivi gli insegnamenti di tuo padre e anche quelli di tua madre. Ha sgozzato un uomo per un paio di scarpe e ha dipinto alcuni dei ritratti migliori della sua epoca, tutto nello stesso anno. Sopravvivenza e ambizione, arte e magia. E un'astuzia che sottomette chi la circonda. Questo ha portato ai fatti della Torre di Dunwall. Delilah è stata lungimirante. E ora è un'imperatrice. Ma ti rivelerò un segreto. Il suo vero obiettivo è molto più grande.